Ehi là, buongiorno, buonasera, buonanotte e benvenuti al nostro canale. Io sono Ali. Io sono Auri. Siete su Ali Auri Channel. Oggi vi portiamo un video dedicato ai nostri schemi cartacei. Come ben sapete, noi adoriamo l'iPad e lo utilizziamo tutti i giorni. Infatti abbiamo anche già fatto uscire un video dedicato a come realizziamo i nostri schemi sull'iPad e una guida per come iniziare a realizzarli anche voi. Vi lasciamo qua delle schede, però sappiamo che tanti di voi, e in realtà anch'io a volte, utilizzano il cartaceo. Con i nostri fantastici quaderni di Ali Auri a 5B5 ci sbizzarriamo. È impossibile non utilizzare il metodo cartaceo. E oggi vi mostreremo una guida per come realizzare dei super schemi super aesthetic, ovviamente sulla carta, ma anche soprattutto funzionali per studiare al meglio e più velocemente, quindi proprio funzionali anche a un metodo di studio efficace sia per le medie, per elementari, per le superiori e ovviamente anche per l'università. PS, tra l'altro a breve uscirà il nostro metodo di studio, ma direi di ricordarvi di seguirci su tutti i nostri altri social, Instagram e TikTok aleauri.channel, e anche di iscrivervi alla newsletter nel nostro sito www.aleauri.channel.it, perché il tempo del Black Friday sta per arrivare sempre più in fretta. Tanto sono per uscire un sacco di fantastici prodotti, tra i quali altre due nuove lampade. Però se dovete acquistare i regali di Natale, raga, affrettatevi, perché è Natale, momento. Manca sempre meno. Io faccio tutti i giorni in countdown, ma direi di lasciarvi subito con il video. Eccoci qui nella nostra postazione, pronte per realizzare gli schemi cartacei molto molto aesthetic e molto efficaci per studiare. Tra l'altro volevamo dirvi e annunciarvi che venerdì usciranno due nuovi prodottini sul sito, ovvero due nuove fantastiche lampade a led come quella a farfalla che è già presente sul nostro sito, con il logo, questa qui a forma di nuvoletta con l'arcobaleno che si illumina la nuvoletta di blu e l'arcobaleno di quattro diversi colori sulla vostra scrivania, nella vostra cameretta, fa proprio un'atmosfera pronta e adatta per studiare e invogliarvi. La seconda lampada nuova è questa con due cuori che si intrecciano, uno rosso e uno rosa, veramente carini, sembriamo io e Ali che ci vogliamo tanto bene. È anche un bellissimo regalo da poter fare a una propria amica o alla propria migliore amica o anche alla propria mamma. Mettere sulla scrivania e crea un'atmosfera magica anche per studiare. Puoi avere la combo lampada a nuvoletta, lampada a cuoricino e lampada a farfallina, cioè siete a posto, potete solamente studiare come dei treni. E quindi segnatevi tutti la data, cioè venerdì 18. Tra l'altro, se vi iscrivete alla newsletter sarete sempre aggiornati sulle novità che usciranno e soprattutto sulle novità del Black Friday che arriveranno prossimamente. Prima di iniziare col video, abbiamo già fatto un video dedicato agli appunti digitali. Utilizziamo l'iPad per gli appunti digitali, mentre per gli appunti cartacei utilizziamo un po' di quadernini vari, ad esempio i quadernini di Ali Auri che potete trovare sul nostro sito, sono veramente top. Questi sono i B5 che sono quelli più grandini, li potete adibire a ogni singola materia, ad esempio questo qui era il quaderno che avevo in Inghilterra, oppure ad esempio un quaderno a spirale, io ce l'ho con le spirali, io ho un metodo totalmente diverso, ma poi ve lo dico. Questo quaderno a spirale è più grande ed è per fisica. Prediligo i quaderni a spirale perché mi trovo molto bene, sono comodi per scrivere, posso girare la pagina e così riesco a scrivere. Io sono totalmente l'opposto. Allora, a me piacciono i portalistini, in questo caso questa di statistica, con dentro sostanzialmente tutto quello che devo studiare. Utilizzo i portalistini e i fogli rigorosamente bianchi, magari non scrivo perfettamente dritta perché è molto difficile, e questo è il mio metodo per prendere, diciamo, per sistemare gli appunti finali nella maniera più ordinata, mi piace da morire. Quest'altro invece è perché solitamente vado magari in biblioteca a studiare, quindi non mi porto tutti i portalistini delle varie materie, porto questo con dentro un sacco di fogli bianchi e per studiare mi porto l'iPad e questo e scrivo tutti gli appunti. Qua stavo finendo macroeconomia e poi quando avrò finito li metterò nel rispettivo quaderno. E ovviamente ve ne parleremo in modo più dettagliato e esaustivo nel metodo di studio, dove vi spiegheremo come prendiamo gli appunti in brutta copia, se li risistemiamo, se li reintegriamo. Allora, invece per quanto riguarda il color code, cioè vuoi un quaderno che non abbia scritto color code, ce lo suggeriamo anche per... Quindi io prediligo di utilizzare un solo colore per la materia, ossia il lilla. Quindi tutti i titoli, tutte le sottolineature le faccio quindi in lilla. Ho cambiato colorazione di lilla, inizialmente utilizzavo questo lilla che ha un sottotono caldo, poi mi sono spostata a questo lilla invece che ha il sottotono freddo e utilizzo un colore per tutta la materia, perché sfogliare le pagine e vedere diversi colori mi mette praticamente in crisi il mio ordine mentale, quindi preferisco fare con uno singolo colore. Infatti, come avete visto anche per qui che stavo facendo il quaderno in inglese, utilizzavo soltanto il rosa per qualsiasi cosa, quindi tutti i titoli, i sottotitoli, le sottolineature erano fatte con lo stesso pennarello. Al contrario, io, ma come ben sapete più o meno funziona come l'iPad, io faccio i colori per argomento, visto che all'università ci sono due moduli, modulo 1 e modulo 2,
Io ho fatto il modulo 1 di questo colore, che in realtà è la penna della Pilot, evidenziatore della Stabilo. Questo però in versione mini, perché mi era più comodo da portare in biblioteca, anche che diciamo con dei colori differenti per segnare magari argomenti proprio importanti che devo ricordarmi, sennò faccio una brutta figura. Al contrario, adesso che abbiamo terminato il primo modulo, sto facendo gli appunti del secondo e vedete che ho cambiato totalmente colore. Prima si andava sul rosino e sull'arancione, adesso sul blu e sul rosa. Belli questi colori. Sì, mi piacciono un sacco, proprio mi danno voglia di studiare. Io tra l'altro uso i post-it tantissimo, soprattutto per il ripasso finale, e questi qua sono perfetti. Cioè non ha senso in questo momento fare un colore per argomento, perché appunto andiamo per moduli. In altre materie faccio per ogni capitolo un colore diverso. Alla Alice parte un neurone in tal modo. Ovviamente anche utilizzo i post-it di Ali Auli, sono veramente fondamentali per riassumere certe cose, quindi basta leggere il post-it e hai il riassunto di quella pagina. Io scrivo qua con una Bic, ma questi, su questi scrivo solitamente con le nostre penne a gel nere, perché hanno la punta talmente sottile che posso riempirli e ci sta un sacco di roba scritta sopra. Che fai tenere privi, no, è pure il pandan. Per quanto riguarda invece le penne, la Stationery Collection che utilizziamo all'interno del nostro metodo cartaceo, prediligo per il titolo, tranne in questa parte che appunto non avevo ancora ben capito come la mia professoressa nuova di quest'anno di fisica spiegasse, utilizzo per il titolo ovviamente le brush pen di Ali Auli. Ce ne sono di tantissime colorazioni, potete scegliere il colore che più vi ispira in base alla materia. Magari faremo un TikTok dove vi diciamo il color code per i singoli argomenti per Lauri o per le singole materie mie, dato che noi siamo l'opposto. Al contrario, io appunto cambiando in base all'argomento il colore o in base al modulo utilizzo solitamente la penna di Ali Auli per scrivere sui post-it, perché è nera e ha la punta sottilissima. Questa Bic Crystal perché ha la punta più cicciottosa rispetto a quelle normali. Vabbè, cancelline, come se non ci fossero domani. Cancelline, no bianchetti, no bianchetti, cancelline. Poi appunto ho usato questa della Pilot che mi piace un sacco, e solitamente utilizzo l'evidenziatore della Stabilo, poi dipende da quello che mi ispira. Solitamente quello che non può mai mancare nel mio astuccio è questo giallo, che però quest'anno non è che sia proprio utilizzando tantissimo, ma solitamente è il mio must have. È bellissimo, penso che sia uno dei nuovi, veramente meraviglioso. Questo è la cancelleria. Io invece per i sottotitoli e per le sottolineature utilizzo sempre la brush pen, quindi non prendo un evidenziatore perché non ho ancora trovato l'evidenziatore proprio perfetto che si abbini ha il colore della brush pen. Non molto, questo è un po' più sull'azzurrino secondo me. Beh dai, non è molto distante. E quindi utilizzo sempre la punta della brush pen. E invece per scrivere utilizzo una penna che forse qualcuno mi insulterà nei commenti, che non è né blu né nera, è questa Pentelliner Gel blu scuro. Adoro, l'abbiamo presa sul sito di Stationery Pal e scrive benissimo. È una penna gel che non sbava, perché io odio le penne che sbavano. Scrive in modo super visibile, la utilizzo anche sempre per le verifiche, perché scrive in modo talmente scorrevole che non mi fa troppo male la mano dopo aver scritto tanto. Il nostro difetto è che con le Bic soprattutto io tendo a premere tantissimo, cioè, e mi stanco, un po' fa male la mano. Invece queste penne sono meravigliose, infatti hanno lo stesso principio delle nostre penne a gel, solo che le nostre penne sono a gel nere e quindi io le utilizzo per l'agenda, che l'agenda di Ali Auli è meravigliosa, ed essendo in bianco e nero il nero ci sta perfettamente. Allora usa il primo colore che capita sull'agenda. Boh, tutti dicono che il blu ispiri alla concentrazione, alla memoria. A me questo mette più tranquillità perché è un po' più scuretto. Nonostante ciò, in matematica continuerò ad utilizzare il mio blu acceso della Bic o delle penne della Schneider. Per scrivere sui post-it, visto che deve essere ben chiaro quello che scriviamo, io utilizzo tantissime marker pen. Però adesso ci faccio anche le mie. Utilizzo più per i post-it dell'ultimo ricasso che appendo per tutta casa. Non bisogna andare a casa dell'Auri prima di andare. No, infatti, vi farò vedere come i nostri marker pen scrivono divinamente, per far capire alla gente che quella è fisica e non sono altre materie. Come vedete ha una punta sottile mentre l'altra punta è ad evidenziatore cicciottosa. Oddio, guardate tra l'altro che linea dritta perfetta, cioè, bellissima. Vabbè, basta, facciamo vedere ora come facciamo gli schemi, perché altrimenti qua perderemo delle ore a parlare di cancelleria. Abbiamo passato la visuale per farvi vedere prima i miei schemi, come li realizzo nel dettaglio, e poi passerà a Lauri, dato che abbiamo due metodi diversi essendo due persone diverse. Vi faccio vedere il modello che utilizzo. Scrivo il titolo in lettering o lo scrivo facendo il contorno oppure lo lascio semplice, dipende da quanto tempo ho sul momento, e poi lo ripasso sempre con la punta sottile e secondo me viene davvero d'incanto, tra l'altro abbinato alle mie unghie, meraviglioso. Poi faccio il sottotitolo con la pennina leggera. Nei miei schemi cartacei non scrivo riassunti, preferisco fare con un po' di freccettine, cambi di livelli, disegnini con le matite rigorosamente, un po' di grafici. Siete pure tempo di cambiare da matita a penna? E poi le parti importanti le sottolineo successivamente quando andrò a ristudiarle a casa
con la brush pen. Qui denota bene questi triangolini, ci sono diciamo dei segni che mi servono nei miei schemi e che a vederli capisco subito la legge da ricordarmi, che solitamente sono quelle che evidenzio. E poi gli esercizi invece li evidenzio con un altro colore per capire che questi non sono teoria ma sono gli esercizi. Faccio spesso dei riassumendo alla fine di un capitolo che spiega, in modo tale che se dovessi ripassare velocemente per una verifica, se dovessi fare anche delle domande random, esatto, ho semplicemente qui tutto appuntato e utilizzo anche spesso i post-it. Guardate che carino, molto molto bello, mi piace. E la cosa più bella dei nostri quaderni secondo me è che la carta, anche se è riciclata, è veramente molto chiara e quindi le parole risaltano tantissimo. Adesso... e poi è proprio, c'è fatta bene, spessa, non... è molto molto filo. Ecco, questa è la mia parte. Allora, questi sono i miei schemi. È una materia statistica che è molto simile a matematica, quindi sono schemi che presentano molti esercizi. Faccio tipo il titolo così, rosso, grande, ben sottolineato, che si capisce che si è passati da un capitolo all'altro. E nel primo modulo ho utilizzato questo colore rosso e per segnare appunto i titoli, oppure il rosino per fare i sottotitoli e i sottotitoli. Cioè, non so se mi sia spiegata, però bisogna sempre di capire. Io ho utilizzato la Bic azzurra in questo caso perché alcune penne a gel sbavano con l'evidenziatore. Visto che scrivo tantissimo con gli evidenziatori, mi serve una penna che non sbavi. Voi in tantissimi direct mi chiedete: ma come faccio a capire se utilizzare l'evidenziatore, la penna colorata o la penna blu? Questa è una cosa che dipende da voi. In questo caso, ad esempio, la penna colorata, potevo scrivere in blu e sottolineare con l'evidenziatore? Ma certo che sì, solamente che questo argomento l'ho visto come una sorta di titolo, quindi l'ho scritto con un colore. A me piace tantissimo utilizzare anche il verde e il rosso. Il rosso per le cose negative, il verde per le cose positive. Poi, ad esempio, ho usato i post-it con la penna Bic, però in questo caso. E poi anche faccio tantissimi esempi. Infatti anche in matematica alle superiori avevo una sorta di quaderno del genere con tutte le regole, ma soprattutto gli esempi. Consiglio di utilizzare le penne a gel, anche queste qua a gel che sono bellissime, soprattutto quella azzurra che infatti sto utilizzando per il secondo modulo, se non voglio troppo evidenziatori. Questa è, diciamo, la filosofia. Poi qua in realtà mi sto contraddicendo perché ho usato solo evidenziatori. E qua sto cercando di essere più ordinata del primo modulo perché ho capito che questo metodo è quello con cui mi trovo meglio. E anche in questo caso ho scritto col pennarello, però questo è proprio un prototipo di schema. A me piace tanto non fare riassunti come Lally, ma fare più freccettine, scrivere con i colori. Oppure in questo caso, che è un'altra materia, non è statistica ma è macroeconomia, faccio un capitolo per un colore diverso e vedete che come comunque il leitmotiv è più o meno sempre quello. Anche qua ho usato la penna, qua ho usato il pennarello, l'evidenziatore lo uso per ultimo prima di studiare e mi trovo molto bene. Non riuscirei mai a utilizzare la metodo dell'Ally come lei non riuscirebbe mai a utilizzare il mio. E niente, questo è come realizzo i miei schemi. Vi lasciamo all'altro del video. Il video termina qui, spero tanto che vi sia piaciuto. Ovviamente fare gli schemi è una cosa molto molto di precisione e anche a me rilassa tantissimo. Si imparerà progressivamente a fare schemi sempre più funzionali e utili per studiare in modo veloce e accurato. Ma tra l'altro ognuno ha il proprio metodo, quindi noi vi diamo una linea guida, poi voi l'adatterete al vostro. E ovviamente utilizzare tutti i fantastici prodottini di Ally Auri per decorare i propri schemi e renderli più estetici possibile renderà tutto meglio. E vi ricordiamo che vi aspettiamo giovedì con il prossimo video. E salutiamo 10 persone hanno lasciato il video precedente. Iniziamo da Sofia, un bacione. Gaia, un bacione anche a te. Poi abbiamo da salutare Islam, un bacione. Vika, un bacione anche a te. Saira, un bacione. Erika, un bacione. Eli, un bacione. Melek, un bacione anche a te. Angie, un bacione. E per ultima Sara, un bacione. Ci vediamo giovedì con il prossimo video. Ciao!